presenza dei pori nucleari, che viene definita involucro nucleare. Infatti all'esame non si parlerà di membrana nucleare, ma di involucro nucleare. Questo involucro nucleare è interrotto appunto dai cosiddetti pori nucleari. Il nucleo contiene al suo interno il DNA che è complessato con delle proteine a formare la cromatina. La cromatina, durante la divisione cellulare, si compatta poi per formare i cromosomi. In genere il nucleo ha una forma rotondeggiante e si trova localizzato al centro della cellula. Eppure, nella maggior parte delle cellule, il nucleo rispecchia la forma che in realtà ha la cellula e può localizzarsi, in diverse parti della cellula. Sebbene la maggior parte della cellula sia mononucleata e alcune sono addirittura altamente specializzate, tanto da non avere un nucleo come gli eritrociti nei mammiferi, altre possono avere invece più nuclei, come ad esempio le cellule muscolari. Quindi abbiamo cellule mononucleate, cellule anucleate e cellule plurinucleate. L'involucro nucleare è composto da due membrane, una esterna e una interna, che sono separate tra di loro da un sottile spazio intermembrana. La membrana nucleare esterna è in continuità con la membrana del reticolo endoplasmatico rugoso, per cui contiene anche dei ribosomi adesi sulla sua superficie. Infatti quando abbiamo parlato del RER, che il RER si trova in continuità con la membrana del nucleo. Ora aggiungiamo un maggiore dettaglio, precisamente con la membrana esterna dell'involucro nucleare. La membrana nucleare interna, invece, contiene delle proteine transmembrana specifiche che agiscono da siti di legame per le lamine nucleari, ovvero un reticolo bidimensionale che contribuisce sia al sostegno dell'involucro nucleare che all'organizzazione e distribuzione spaziale della cromatina. Sono qui i cosiddetti microfilamenti che abbiamo studiato nella slide precedente. La lamina nucleare, è essenzialmente formata da, proteine, scusate, dei filamenti intermedi, non microfilamenti. Comunque, la lamina nucleare è formata da proteine, le lamine, che sono una classe di proteine, che fanno parte dei filamenti appunto intermedi. I filamenti intermedi rappresentano una famiglia di proteine, la cui polimerizzazione costituisce fasci di fibre con ruoli strutturali e funzionali, come abbiamo visto, nella slide precedente. L'involucro nucleare, tuttavia, non è una struttura continua, come abbiamo detto prima, quando abbiamo introdotto il nucleo, ma è interrotto da numerosi punti che sono praticamente i pori nucleari. I pori nucleari rappresentano dei siti di scambio bidirezionale tra il nucleo e il citoplasma, quindi ci sono sostanze che escono e sostanze che entrano tramite questi pori nucleari. Il movimento di proteine è uno di questi scambi bidirezionali. Infatti, le proteine sono sintetizzate nel citoplasma e svolgono alcune funzioni all'interno del nucleo. Per esempio, le proteine che sono impiegate nella replicazione e nella trascrizione del DNA agiscono all'interno del nucleo. Ricordiamo che le proteine hanno anche funzione enzimatica, quindi un esempio saliente di proteine che vengono prodotte all'esterno del nucleo, ma vengono reintrodotte per svolgere la loro funzione all'interno del nucleo sono ad esempio la DNA o l'RNA polimerasi, che sono due enzimi fondamentali per il processo di trascrizione e traduzione del DNA. Ciascun poro nucleare è costituito da una struttura proteica che è chiamata complesso del poro nucleare. È costituita inoltre da diverse proteine che sono appartenenti alla famiglia delle nucleoporine. Questo complesso del poro è un enorme complesso con simmetria ortogonale che attraversa internamente l'involucro nucleare, quindi attraversa sia la membrana esterna che la membrana interna del nucleo, e sporge verso il citoplasma e verso il nucleoplasma. Il nucleoplasma sarebbe il citoplasma però del nucleo, anche se non è proprio una definizione super scientifica, è solo per capire. Ciascuna delle nucleoproteine è presente in diverse copie all'interno di questo complesso del poro e generalmente ci sono 8 copie per ciascuna nucleoproteina.
Affinché una proteina possa essere trasportata dal citoplasma, quindi da fuori verso l'interno del nucleoplasma, è necessario che essa contenga una sequenza di localizzazione nucleare, ovvero una sequenza che può trovarsi all'estremità C-terminale, quindi carbossi terminali di ciascuna proteina, oppure alla sequenza N-terminale. Queste sequenze vengono aggiunte durante la maturazione delle proteine all'interno dell'apparato del Golgi oppure del RER. Per segnalare dove queste proteine sono destinate a finire. Parliamo adesso di tutto quello che si trova all'interno dell'involucro nucleare, quindi generalmente chiamato nucleoplasma. Il nucleoplasma è la matrice gelatinosa che è presente all'interno del nucleo ed è molto ricco di acqua, ioni e ovviamente anche proteine e DNA. Sappiamo che all'interno del nucleo è contenuta la cromatina. Questa si organizza in territori nucleari, cioè diverse zone con diversi tipi di cromatina, e questi territori nucleari si ancorano all'involucro nucleare per mezzo di interazioni molto specifiche con delle proteine istoniche e non istoniche. Poi vedremo qual è la differenza tra le proteine istoniche e non istoniche. Le fibre di cromatina che costituiscono un particolare cromosoma risiedono in una determinata regione del nucleo, che non si sovrappone mai ad altri domini nucleari o territori cromosomici. All'interno del nucleoplasma, inoltre, è presente un numero variabile di differenti suborganelli che sono chiamati corpi cellulari e corpi nucleari. Questi corpi nucleari non sono delimitati da una membrana e sono principalmente composti da DNA, proteine ed RNA. I corpi nucleari sono coinvolti nei processi di trascrizione, di maturazione e di trasporto degli RNA o in processo di controllo del ciclo cellulare o dell'apoptosi. L'apoptosi è la morte cellulare programmata. I corpi nucleari possono avere dimensioni differenti e il nucleolo è senza dubbio il corpo nucleare più evidente e può raggiungere dimensioni di 8 nanometri. Micrometri, scusate, micrometri. I corpi nucleari decisamente più piccoli invece sono i corpi di Cajal. Il nucleolo, come abbiamo già detto prima, è il corpo nucleare, scusate, più grande che è presente all'interno del nucleo. Infatti, è l'unico ad essere visibile al microscopio ottico. La maggior parte delle cellule, contiene un singolo nucleolo, però ci possono essere anche più nucleoli. Sia le dimensioni che il numero dei nucleoli sono correlati con le attività trascrizionali che svolgono le diverse cellule, quindi è logico che una cellula che ha un'intensa attività di trascrizione avrà più nucleoli e più grandi. Il nucleolo è presente, osservabile al microscopio durante le fasi G1, S e G2 del ciclo cellulare e scompare totalmente durante la mitosi, ovvero durante la divisione cellulare. Ricompare poi successivamente quando la cellula ha completato la divisione cellulare e riprende la sua attività di sintesi proteica. Quindi il nucleolo è strettamente correlato all'attività di sintesi proteica. Al microscopio elettronico i nucleoli appaiono con contorni molto definiti in cui è possibile distinguere due regioni, le regioni fibrillari e la regione granulare. La regione fibrillare, ovvero la componente fibrillare densa, corrisponde ai geni ribosomiali che sono presenti sotto forma di cromatina poco condensata. Quando la cromatina è poco condensata, vuol dire che è una cromatina che viene trascritta continuamente. Invece la regione granulare comprende delle subunità ribosomiali in vari stadi di assemblaggio. Infatti, quando abbiamo parlato dei ribosomi, abbiamo detto che questi sono sintetizzati all'interno del nucleo, ma in particolare all'interno del nucleolo. Infatti, il nucleolo è la sede di sintesi dei ribosomi, quindi assembla RRNA, cioè RNA ribosomiale e proteine. Le proteine ribosomiali sono sintetizzate però nel citoplasma e importate dentro il nucleo attraverso i pori nucleari, dove vengono associate agli RNA ribosomiali che sono stati appena sintetizzati all'interno del nucleo. Allora, come ben sappiamo, il nucleo contiene il DNA, ma il DNA non è libero, ma bensì associato a proteine basiche e a proteine non istoniche. Le proteine basiche sono gli istoni. Mi raccomando, non dite proteine acide per indicare le non istoniche perché non è corretto.
Allora, al microscopio ottico, il nucleo è osservabile grazie al fatto che la cromatina si colora. Infatti, il nucleo, al microscopio ottico è basofilo perché si colora con coloranti acidi per la presenza degli acidi nucleici e delle proteine. Gli istoni che sono presenti all'interno del nucleo sono essenzialmente di quattro tipi: l'istone H1, l'istone H2A, H2B, H3 e H4. Tutti gli istoni, eccetto l'istone H1, quindi gli altri tre istoni, si assemblano tra di loro a costituire un ottamero istonico. L'ottamero istonico è formato da coppie di istoni uguali e viene circondato per un giro e tre quarti da un filamento di DNA. In questo modo il DNA viene da filamentoso, si inizia a compattare in un primo livello di compattazione. Questo DNA che circonda l'ottamero viene bloccato e stabilizzato. Quindi l'associazione tra il DNA e gli istoni, questa prima associazione, questo avvolgimento per un giro e tre quarti del DNA attorno a questo disco istonico, va a costituire il primo livello di compattazione del DNA, che è il nucleosoma. In microscopia elettronica i nucleosomi appaiono come una specie di struttura sferica in cui tra un nucleosoma e l'altro vi è un filamento di DNA a collegarli che è chiamato DNA linker. Si forma quindi quella sorta di struttura che viene comunemente chiamata collana di perle. Gli istoni fanno in modo che i nucleosomi si superavvolgano a forma di solenoide fino alla formazione dei cromosomi. I cromosomi sono poi visibili in metafase e sono la forma più condensata della cromatina. Quindi ci sono diversi gradi di condensazione del DNA, si parte dalla struttura di collana a collana di perle e poi si arriva via via con livelli di compattazione sempre maggiori, si passa dalla collana di perle al solenoide e poi infine si superavvolgono sempre di più su se stessi i complessi tra gli istoni e il DNA e poi vanno a costituire i cromosomi che poi saranno visibili appunto durante la metafase. Ci sono due tipi però di cromatina contenuta all'interno del nucleo, l'eucromatina e l'eterocromatina. L'eucromatina è scarsamente colorabile perché è molto dispersa e rappresenta la parte attiva del DNA con intensa attività trascrizionale. Infatti, poi sicuramente quando affronterete il discorso della DNA polimerasi, della sintesi delle proteine e della traduzione degli acidi nucleici, sicuramente magari in genetica o anche in biologia molecolare, se vi troverete nel corso di studio a fare appunto queste materie, vedrete che il DNA per essere tradotto, per essere trascritto, deve essere disperso, ovvero deve essere l'alfa elica del DNA deve essere accessibile alla DNA polimerasi. Comunque, l'eucromatina è quindi quella che è più dispersa ed è quella che serve appunto per tradurre il DNA e poi per produrre le proteine. Allora, l'eterocromatina, invece, d'altro canto, rappresenta la cromatina che è fortemente spiralizzata, molto condensata e molto colorabile. Infatti, però, rappresenta la forma inattiva della cromatina perché non viene trascritta e tradotta. L'eterocromatina, è associata alla lamina nucleare. Quindi già dalla sola intensità della colorazione del nucleo, quando lo osserviamo al microscopio, possiamo capire se la cellula sta trascrivendo o no, perché l'attività cellulare varia molto anche a seconda dei cicli stagionali che ha una cellula. Ad esempio, in primavera i nuclei di alcuni campioni istologici si presentano molto eucromatici. In estate i nuclei diventano più eterocromatici, a settembre ricompaiono le cellule eucromatiche per poi ritornare in inverno a nuclei eterocromatici. Quindi quindi la colorazione dell'eterocromatina ci può far capire anche in che stadio di sintesi proteica è la cellula. In genere l'eterocromatina si dispone a zolle più o meno ampie. Esistono inoltre due tipi di eterocromatina, l'eterocromatina costitutiva e l'eterocromatina facoltativa. L'eterocromatina costitutiva è associata al nucleolo e la troviamo a livello del centromero. Il centromero è importante perché è la sede dove si inseriscono i microtubuli del fuso mitotico, le famose fibre dell'Auster di cui parlavamo quando abbiamo descritto i microtubuli.
E quindi senza eterocromatina centromerica non si può avere la separazione dei due cromatidi fratelli durante la divisione cellulare e si inserisce inoltre a livello dei telomeri. I telomeri sono la parte finale dei cromosomi che tra una divisione e l'altra vengono più o meno persi. L'eterocromatina costitutiva è fissa. L'eterocromatina facoltativa, invece, è rappresentata da quelle porzioni di cromatina e quindi di DNA che è inattiva in alcune cellule e attiva in altre. Per esempio, l'uomo possiede 46 cromosomi, ma le cellule dell'epidermide sono diverse dal punto di vista morfologico e funzionale, ad esempio dalle cellule della tiroide, dalle cellule muscolari, dalle cellule nervose. Seppur queste cellule, perché comunque compongono lo stesso organismo, hanno lo stesso materiale genetico, lo stesso corredo genetico, a seconda della cellula che andiamo ad analizzare, ci saranno alcuni geni attivi ed altri inattivi. Infatti la differenza tra le varie cellule è l'espressione genetica e i geni silenziati, perché avendo lo stesso corredo cromosomico, lo stesso corredo genetico, genetico, sarebbero tutti uguali se si esprimessero tutti i geni presenti nel genoma. Tuttavia ci sono queste differenze morfologiche che sono dovute appunto alla presenza dell'eterocromatina facoltativa. L'eterocromatina facoltativa fa proprio questo, regola il differenziamento cellulare. Nei granulociti neutrofili dei mammiferi è possibile osservare un corpuscolo che è chiamato corpo di Barr ed è visibile solo nelle femmine perché possiedono due cromosomi X. Per bilanciare l'attività genetica, uno dei due cromosomi X della femmina diventa eterocromatina facoltativa e questo cromosoma X dipende dal tipo cellulare. Parliamo adesso dei cromosomi. I cromosomi sono costituiti da due cromatidi fratelli. Ciascun cromatidio fratello contiene un filamento di DNA che è utilizzato da stampo per il filamento complementare e i due cromatidi fratelli sono tenuti insieme dal centromero che abbiamo nominato prima, formato da eterocromatina costitutiva. I due cromatidi sono due copie dello stesso cromosoma e sono prodotti per duplicazione del DNA nella fase S del ciclo cellulare. Nei mammiferi abbiamo una coppia di eterocromosomi che sono legati al sesso, che possono essere XX o XY, come ben sappiamo, e poi gli autosomi, che non determinano il sesso, ma comunque danno informazioni genetiche su tutte le altre caratteristiche di un organismo. L'insieme di questi cromosomi va a costituire il corredo cromosomico, non genetico, perché il corredo cromosomico è specie specifico. Infatti, ad esempio, nell'uomo abbiamo 46 cromosomi, nel cane ne abbiamo 78, nel cavallo ne abbiamo 64 e così via. Il numero di cromosomi, inoltre, non è direttamente proporzionale alla grandezza o alla complessità di un organismo. Il ciclo cellulare è una serie di eventi che avvengono in una successione ordinata e regolano la crescita e la divisione di una cellula. Il ciclo cellulare però non è proprio di tutte le cellule, infatti è proprio solo delle cellule che si dividono. Ci sono alcune cellule altamente differenziate come i neuroni che non vanno incontro a divisione cellulare e quindi si fermano alla fase di arresto G0 del ciclo cellulare. Il momento, esistono due grandi momenti del ciclo cellulare, la fase M e l'interfase. L'interfase si compone della fase G1, la fase S e la fase G2, mentre la fase M, sarebbe la mitosi e la citodieresi, quindi la formazione delle due cellule figlie. Nella fase G1 si ha la normale crescita e il metabolismo normale della cellula. Nella fase S si ha la replicazione del DNA e la sintesi di proteine istoniche associate al DNA, mentre nella fase G2 si ha l'accrescimento e l'aumento di sintesi proteica per poter sintetizzare tutti i componenti che poi serviranno alle due cellule figlie. Successivamente si ha la fase M con la mitosi e la citodieresi. Ogni fase della divisione cellulare è regolata da molecole segnale che permettono alla cellula di passare da uno step a quello successivo. Sono come delle barriere di controllo, come delle molecole di controllo, che controllano che il ciclo cellulare fino a un determinato punto è avvenuto correttamente. Un'alterazione di queste molecole segnale e dei siti di controllo del ciclo cellulare, potrebbe comportare gravi problemi, come ad esempio nelle cellule tumorali, in cui il ciclo cellulare è accelerato e le molecole segnale non funzionano come dovrebbero.
Grazie al ciclo cellulare possiamo distinguere cellule ciclanti e cellule che vanno in fase G0. Le cellule ciclanti sono quelle che si moltiplicano sempre, come le cellule tumorali, o anche in condizioni fisiologiche, come le cellule ematopoietiche, come gli spermatoboni, oppure le cellule dello strato basale dell'epidermide che si dividono in continuazione per rinnovare il tessuto epiteliale. Mentre per quanto riguarda le cellule che vanno in fase G0, possiamo distinguere delle cellule in cui la fase G0 è irreversibile e cellule in cui invece è reversibile. Le cellule che vanno in fase G0 reversibile, sono ad esempio le cellule epatiche, le cellule staminali o le cellule muscolari. Invece quelle che vanno in fase G0 reversibile sono ad esempio i neuroni, che sono cellule altamente differenziate.